Amici della TV, amici del web, eccoci con un'altra puntata dell'approfondimento, la trasmissione ideata da Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto, una trasmissione prodotta da Confartigianato Taranto. In questa puntata parleremo di sanità, in modo particolare della giornata internazionale per la lotta contro il fumo che si celebra appunto in tutto il mondo il 31 maggio, ma l'approfondimento nelle puntate a seguire si occuperà non solo di sanità ma anche di fisco e di previdenza. Ma andiamo subito alla puntata odierna. Come detto, il tema, la giornata internazionale contro il fumo, con i seguenti ospiti. Iniziamo da Giovanni Lippolis, è il presidente provinciale di Taranto di ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, che è appunto una costola di Confartigianato Persone. Grazie per aver aderito al nostro invito. Abbiamo il dottor Francesco Salamino, che è il responsabile del servizio di pneumologia dell'ospedale di Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, e abbiamo la dottoressa Perla Suma, che è la presidente provinciale di Taranto della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Beh, come vedete, diciamo, la compresenza di un rappresentante della medicina e poi anche il mondo dell'associazionismo, perché ovviamente come dire, quelle che sono le verità scientifiche e quello che è il monito che la medicina giustamente, doverosamente lancia per la lotta contro il fumo, devono avere il loro apporto e supporto attraverso l'opera, come dire, di diffusione realizzata dalle associazioni. E allora partiamo subito da Giovanni Lippolis, dicevo, presidente dell'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, un'associazione che ha voluto essere protagonista per questa giornata. Come vi state organizzando e quali sono proprio le vostre battaglie, perché questa è una delle tante che riguardano gli anziani e riguardano la sanità? Beh, come si diceva prima, noi rappresentiamo, tuteliamo e difendiamo quelli che sono gli anziani e le persone, i pensionati. Lo facciamo dando quanto più informazione possibile, perché il nostro scopo è quello di tutelare la sicurezza, la tutela sociale e pensionistica e la prevenzione della salute. Sono tutti i temi che importanti per noi per migliorare la qualità della vita dell'anziano. Allora, in questo momento riprendiamo un'attività per la quale siamo stati molto fermi, perché, come ben sapete, gli anziani e i pensionati sono stati tra i primi a essere vaccinati. Quindi il clima della situazione generale della pandemia tende a essere più cauta, e quindi noi riprendiamo come ANAP, riprendiamo la nostra missione. La nostra missione, che è, chiaramente, è quella di incentivare, come dicevamo prima, la promulgazione del nostro scopo sociale, che lo facciamo attraverso cercando le migliori professionalità, le autorità preposte, organizzazioni sia pubbliche che private, che operanti sul territorio, che servono a tutelare quelle che sono le problematiche della terza età. Ricominciamo dopo quasi un anno di fermo queste attività
con proprio questa iniziativa sul fumo. Il fumo con i relativi danni che fa all'organismo. È giusto fumare o non fumare? L'importante per noi è avere la consapevolezza di sapere i danni che fa il fumo e quelli che i danni che provoca. Ok, visto che poi avremo modo di riprendere, Presidente Lippolis, e allora visto che il Presidente ha menzionato i danni derivanti dal fumo, chi meglio di uno pneumologo, quale è il dottor Salamino qui presente, può descriverci, non vogliamo fare come dire sensazionalismo, ma l'inferno che il fumo provoca. Molte volte il vizio, la dipendenza, fanno sì che certe situazioni vengano sottovalutate, ma è giusto metterle in evidenza proprio in funzione di prevenzione. Sì, si calcola che le malattie correlate al fumo siano responsabili di circa 100.000 morti in Italia. E solo in parte questi decessi sono correlati a forme neoplastiche. Il fumo crea dei danni a livello polmonare, essendo il maggiore responsabile dell'enfisema polmonare e dell'insufficienza respiratoria. Crea dei danni a livello cardiovascolare, perché noi tutti sappiamo che il fumo è responsabile anche di patologie ischemiche, infarttuali. E poi i fumatori sono anche più soggetti a patologie ischemiche cerebrali, l'ictus cerebrale, le trombosi cerebrali. Il danno che fa il fumo è un danno sistemico. Il fumo penetra attraverso il polmone, dal polmone va nel sangue. Ci sono all'incirca 4.000 sostanze nel fumo di sigaretta che sono state classificate come dannose e cancerogene. Quindi le patologie correlate al fumo sono sia oncologiche, ad esempio il tumore del polmone, il tumore della vescica, altri tumori un po' più rari. Non dimentichiamo che in Italia ci sono ogni anno 30.000 persone che hanno una diagnosi di tumore al polmone. Quindi è una vera e propria pandemia, se vogliamo utilizzare un termine di moda adesso. Ecco, dottore, riprenderemo poi magari una delle prossime domande attraverso l'aiuto delle immagini, faremo vedere proprio cosa produce il fumo, i danni proprio che si visualizzano, no? Attraverso le radiografie, attraverso insomma i vari, attraverso la diagnostica per immagini, appunto mostreremo i danni veri e propri. Dicevo, l'apporto dell'associazionismo è in questo senso l'apporto prezioso della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, rappresentata in questa sede dalla dottoressa Perla Suma. Beh, chi ha un brutto male, chi ha quel brutto male, chissà cosa farebbe per tornare indietro, e può fare tanto, quindi anche per far sì che altre persone non incorrano nella stessa patologia. Ma l'associazione, la sua associazione, è certamente, come dire, un baluardo, no? Per far sì che sia chi ha quella patologia abbia la serenità d'animo per affrontarla, ma deve servire anche in funzione, come detto poc'anzi, preventiva, perché dobbiamo evitare che si incorra in una situazione poi devastante e in certi casi purtroppo è, come dire, troppo tardi per intervenire.
Sì, infatti proprio la Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha tra i suoi obiettivi, i suoi principi importanti, quella dell'attività di prevenzione. E in questo caso noi facciamo grande opera di sensibilizzazione e soprattutto ormai da tantissimi anni, parlo addirittura dal 1922, quando a Bologna sorse la prima federazione proprio per la lotta contro il fumo, da lì poi discese la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che incominciò a costituire i primi gruppi di aiuto per le persone che volevano prendere consapevolezza di questo problema così importante, di questa dipendenza, e quindi attivare dei servizi di mutuo aiuto fatti proprio esclusivamente con degli psicologi dedicati proprio a questa attività. Infatti poi è stato istituito nel corso degli anni un numero verde che è sempre attivo, dove le persone possono rivolgersi a questo numero verde e avere, diciamo, le indicazioni più appropriate sia per quanto riguarda i gruppi estesi su tutto il territorio nazionale presenti nei 305 ambulatori della LILT, e sia per quanto riguarda la possibilità, quindi anche avere un aiuto seppur minimo attraverso, diciamo, un colloquio telefonico per prendere consapevolezza e capire esattamente fino a che punto le persone che vogliono realmente uscire da questa dipendenza, perché come diceva il dottore prima, è una vera e propria pandemia, diciamo che forse nella vita ognuno di noi ha provato, diciamo, l'ebbrezza della sigaretta e quindi il piacere. Dicevo, quella che può essere un gioco, una sfida sigaretta. Inizialmente, poi può diventare una situazione diventa di prigionia. Una dipendenza vera e propria, quindi noi dobbiamo intervenire su più livelli e su più generazioni per evitare che ci sia il protrarsi di tutto questo. Presidente Lippolis, voleva completare, completi pure, e poi le vorrei porre questa domanda: ma per un anziano, per un fumatore incallito, no? Come si fa a dire, a convincere a smettere? Ma è un po' difficile. Io posso modestamente dire la mia esperienza di ex fumatore incallito. Quindi ora ha smesso, quindi è un esempio virtuoso. Da più di 20 anni che ho smesso, meno male. Per fortuna. Da un giorno all'altro, fumavo oltre 2 pacchetti di sigarette al giorno e per fortuna sono riuscito a smetterla. Quello che posso dire è che quando io fumavo, all'epoca si fumava negli uffici pubblici, si fumava al bar, si fumava al ristorante, si formava un po' dovunque, era una cosa naturale. Oggi per fortuna ci sono delle limitazioni a questo, però la mia esperienza che posso dire è questa, che quando fumavo io, fumavo anche in macchina purtroppo, non riuscivo a rendermi conto nemmeno del contesto in cui vivevo. Una volta smesso di fumare, io per più di 2 anni ho portato questa sensazione di tanfo sia addosso, sia in auto, e purtroppo la sigaretta, e c'era una repulsione proprio a quello che è la sigaretta, quindi mi rendevo conto del danno che mi facevo. Quindi mi auspico che le persone che oggi fumano ti si rendano conto, perché ormai anche la divulgazione, la scienza ha portato anche a tanto di quel materiale di divulgazione, ci sono nate tante istituzioni che ci si aiuta a smettere di fumare. Questo è quello che posso dire io. E allora, dottore, intanto questo suo secondo intervento parliamo delle, dicevo proprio, delle conseguenze, e quindi prego la regia di poter inserire, no, le immagini aventi a che fare con i danni provocati dal fumo. E poi proprio statisticamente comprendere qual è la fascia che proprio riporta maggiori danni derivanti dal fumo.
Allora, non esiste una fascia specifica in cui ci sono più danni. Il danno è maggiore in base al numero di sigarette fumate ogni anno per quello che è il decorso della vita. Cioè, la cosa importante è che se vogliamo fare prevenzione, dobbiamo fare prevenzione nei ragazzi, perché si è visto che generalmente il fumatore ha iniziato in età adolescenziale. Quindi la chiave di volta del riuscire a fare una buona prevenzione è quello di non far iniziare a fumare gli adolescenti. In effetti quasi tutti i fumatori hanno iniziato in età adolescenziale, questo perché molti anni fa non si sapevano i danni del fumo, li conoscevano solo gli addetti ai lavori e non c'era una sensibilità a livello anche istituzionale nel combattere il fumo di sigaretta. Ovviamente in questi ultimi 20 anni si è fatto molto, forse non si è fatto abbastanza. Sicuramente una pietra miliare è stata la legge Sirchia, che ha abolito il fumo negli uffici pubblici, nei luoghi di lavoro. Però ancora secondo me si fa poco. Diciamo che il fumo, chi inizia a fumare in età adolescenziale e poi avrà dei danni a distanza, magari inizialmente a 20 anni, a 30 anni non avverte nulla, però generalmente il fumo fa danni lentamente a distanza, quindi dopo si cominceranno a vedere. Ecco, dottore, avevo menzionato i danni proprio derivanti dal fumo. Ora, mentre noi stiamo parlando, scorrono appunto queste immagini. Parliamo proprio degli organi, con un linguaggio ovviamente comprensibile, che vengono più intaccati. Allora, l'organo che diciamo è il primo filtro, diciamo, è il polmone. Cioè il fumatore, il polmone è come una spugna, quindi assorbe e immette nella circolazione sanguigna il fumo di sigaretta. Quindi il polmone è il primo organo bersaglio che il fumo, come dire, incontra. Ovviamente, come ho detto prima, il fumo fa danni a livello cardiovascolare, a livello anche oculare, a livello cerebrale. È responsabile, diciamo così, la maggior parte dei tumori al polmone sono sicuramente correlati al fumo. E anche, ad esempio, i tumori della vescica spesso sono correlati al fumo di sigaretta. Ovviamente la possibilità di intervenire attualmente c'è, ci sono dei corsi di disossefazione, c'è la possibilità di utilizzare delle terapie che possono essere efficaci nella disossefazione dal tabacco. Tenendo però presente che è molto più facile per un fumatore smettere se c'è molta forza di volontà, perché se non c'è la forza di volontà è arduo, diciamo così, smettere. E generalmente, siccome il fumo crea dipendenza, la dipendenza può essere psicologica o fisica. Se la dipendenza è psicologica, cioè se il fumo non ha creato ancora una dipendenza fisica come gli stupefacenti, è molto più facile riuscire a smettere. Però ci sono dei soggetti in cui si crea il meccanismo della dipendenza fisica e hanno notevole difficoltà o anche non hanno la forza di volontà per smettere. Ok. Dottoressa Perlasuma, parliamo della esperienza del volontariato, dell'associazionismo, perché poi associazionismo è stessa cosa del volontariato. Il lapsus mio non è, come dire, errato, ma è proprio un lapsus vero e proprio. E dicevo, quanta gente siete riusciti a recuperare proprio come forma mentis? Quanta gente siete riusciti a, come dire, ricondurre sulla retta via, magari pagando anche un prezzo alto, qual è quello appunto della malattia, però pur tuttavia, diciamo,
questa educazione sanitaria in molti casi ha funzionato. Allora, io mi riallaccio soprattutto a quello che diceva il dottor Solamino. Certo, noi abbiamo fatto anche degli interventi nelle scuole, dei progetti mirati, ma partendo proprio dalle scuole elementari, perché i bambini fossero di esempio anche per le loro famiglie, quindi molti genitori fumano. E quindi siamo partiti da lì. Per quanto riguarda invece i gruppi di sostegno, di mutuo aiuto, per quanto appunto parlavamo prima, per smettere di fumare, devo dire che dei dati statistici precisi non li abbiamo, per il semplice fatto che le persone che vengono da noi, che veramente riescono a fare un percorso e poi a non fumare più, se dovessero riprendere, proprio per quel discorso che facevo all'inizio di consapevolezza, di volersi bene, di avere il coraggio di affrontare una situazione simile, a volte ci è capitato di incontrare persone che poi velatamente ci hanno detto che a distanza di anni non hanno potuto fare a meno di riprendere, quindi che erano caduti di nuovo in tentazione. Ecco, però posso dire che laddove invece hanno avuto i primi sintomi di disturbi da fumo e quindi facendo con noi il percorso, hanno realmente smesso, perché si sono accorti che la loro qualità di vita era notevolmente cambiata, quindi mutata, e avevano fatto un prima e un dopo, quindi una valutazione che era ovviamente una valutazione in senso positivo, e tante patologie, senza arrivare alle patologie più estreme, senza parlare di tumore, di cancro, però già per dire le prime difficoltà respiratorie, i primi problemi di lacrimazione agli occhi, di difficoltà anche diciamo anche psicologiche, perché poi in fondo era diventata una dipendenza che metteva anche in difficoltà il rapporto con gli altri, per cui questo disturbo che diceva prima la signor Lippolis per quanto riguarda la presenza in alcuni ambienti, quindi il fumo passivo da parte di altre persone, diventava diciamo una situazione veramente insostenibile, e quindi si cercava appunto di motivarsi in modo tale da evitare di ricorrere al fumo. E allora, Presidente Lippolis, parliamo un po' dell'iniziativa del 31 maggio, giornata internazionale per la lotta contro il fumo. Dove sarete? E proprio illustriamo questa iniziativa. Allora, noi saremo presenti il 31 maggio mattina e pomeriggio. Mattina e pomeriggio, durante l'arco della giornata, insieme all'ILT e a Autosalus, il quale con i loro specialisti saranno a disposizione dei cittadini. Saremo presenti presso il centro commerciale Ponte dello Ionio, in uno stand specifico. Quindi in questo modo avrete modo di incontrare cittadini, persone che si avvicineranno, e voi, come dire, svolgerete una funzione di sensibilizzazione divulgativa. Sia per quanto riguarda argomenti inerenti al fumo che sulla salute, sulla prevenzione in generale. Dottor Salamino, da un lato l'educazione sanitaria, la consapevolezza dei danni prodotti dal fumo, dall'altro lato anche, dobbiamo dire, i continui passi in avanti della medicina, degli studi scientifici. Sì, come dicevo prima, adesso il fumatore, se ha una forza di volontà, può riuscire a smettere. Ci sono alcune ASL organizzano dei corsi antifumo in cui c'è la presenza degli specialisti, ma anche di uno psicologo, che è molto importante nell'inquadramento iniziale, come in tutte le patologie da dipendenza, e il tabacco è una vera e propria dipendenza. Diciamo che
si può avere sia un sostegno psicologico, che c'è proprio, ci sono delle terapie che possono dare una disassofazione, diciamo, graduale dal tabacco. Ovviamente serve una motivazione, cioè è importante che il fumatore sia motivato a smettere, perché se non è motivato, tutte queste, tutto non, diciamo, non si concretizza in un successo terapeutico. Per la Suma, cosa si sentirà di dire quando vedrà giorno 31 qualche anziano che magari vuole smettere ma non riesce? Perché ora dobbiamo anche metterci nei panni dei fumatori, magari io non sono fumatore, non ho mai messo una sigaretta in bocca in vita mia, quindi magari è facile per me, no, come dire, fare lezioni, sarebbe anche sbagliato fare la morale agli altri, ognuno ha un suo vissuto e quindi ha queste difficoltà da superare. Ma cosa si sentirebbe di dire a una persona che vuole essere aiutato in un percorso virtuoso? O ancora cosa si sentirebbe di dire a un giovane che ha una vita davanti ed è un vero peccato sprecare quello che è il bene più prezioso, la salute? Allora, già il rapporto col giovane lo vedo più difficile, più complicato. Ecco, più che difficile è complicato, però insomma nella vita bisogna tentarle le cose, e altrimenti noi ci scoraggeremo al primo intoppo. Con una persona un po' più adulta la vedo più semplice, perché ci sarebbero, diciamo, dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista sociologico, parecchie motivazioni per spingerlo a credere soprattutto in se stesso e ad avere la voglia di uscire da questa dipendenza. E quindi a convincerlo che bisogna comunque provarci, perché nella vita è così, bisogna provarci e poi credere in quello che si sta facendo e che questa cosa è possibile. E quali sono tutti poi, diciamo, tutto il ventaglio delle possibilità, dei benefici che possono venire fuori da questo comportamento? E che soprattutto noi che viviamo in una città con diverse problematiche abbiamo già tanto fumo passivo, certo non è da tabacco, è un altro tipo di fumo, certo. Però potremmo insieme far comprendere che già riuscire a controllare questa dipendenza può essere vantaggioso per la propria salute, per la propria tasca, per una serie di... Sì, sì, perché io poi dico, no? Io non me ne intendo, un pacchetto di sigarette quanto costa? 5-6 euro? È arrivato più o meno a quello. Sì, anche di più. Allora, mettiamo proprio una cifra minima, 6 euro. 6 per 3, 18, sono 180 euro al mese. 180 euro al mese per 10 mesi sono... 1.800 euro. Noi arriviamo a un oltre 2.000 euro in un anno. Pensate quante cose si potrebbero fare con 2.000 euro. Con quella salvadanaio. Si potrebbe fare una bella vacanza negli Stati Uniti. Sì, con quel salvadanaio, per dire. Certo. Una persona. Se fumo una persona, giustamente, dice. Immaginate una coppia già... ripeto, il problema è una questione di educazione, di forma mentis, perché magari... pontificare così dall'esterno per me è facile, uno potrebbe dire vabbè, è facile per te parlare, tu non sei fumatore e puoi dispensare queste... Ecco, e con quell'importo si può appunto, ecco, noi dico questo perché noi quando abbiamo fatto e quando facciamo questi gruppi di sostegno, ma lo facciamo anche in maniera individuale, perché a volte c'è qualcuno che ha necessità di essere seguito individualmente. Molti infatti iniziano portando un salvadanaio e tutte appunto. Le volte che loro inseriscono lì i famosi soldini e poi si trovano un bel gruzzoletto. E poi ecco, facciamo capire che già la cosa più semplice e più immediata è quella, senza contare poi tutti i benefici che ne rilevano. Bene, siamo al momento dell'ultimo giro, un appello rapido ma incisivo, sintetico ma incisivo, affinché la si smetta di fumare. Ecco, ognuno dal proprio, come dire, dalla propria angolazione,
professionale, associativa, ecco, un appello che cerchi di bucare le coscienze. Prego, Presidente Lippolis. A me verrebbe di dire che ognuno di noi ha un proprio amor proprio e una propria stima di se stesso. Vorrei invitare ai fumatori di averne un po' di più. Dottor Salamino? Sì, diciamo che ormai è chiaro che il fumo peggiora la qualità della vita, cioè i fumatori vivono in una situazione più precaria. Il grosso fumatore è più facile, ha problemi di motori, non riesce a fare le scale, si raffredda più facilmente, ha delle patologie, come dire, che possono essere debilitanti. I danni del fumo possono anche essere reversibili, cioè chi smette di fumare dopo un po' di mesi comincia piano piano a recuperare, ma soprattutto il danno non progredisce. Ecco, dobbiamo, penso, dire ai fumatori che il fumo crea un danno progressivo, inesorabile. Smettendo di fumare, questo danno si arresta e c'è la possibilità di recupero, di recuperare, di riabilitarsi. E soprattutto, diciamo, voglio sottolineare il problema dei ragazzi, dei giovani. È fondamentale che i ragazzi, gli adolescenti, non iniziano a fumare, perché se non iniziano a fumare da ragazzi è molto difficile che cominceranno a fumare in età adulta. Il suo appello, dottoressa Suma? Allora, soprattutto a chi fuma, vogliatevi bene, noi della LILT ci siamo e credeteci, ce la possiamo fare insieme. Bene, una bella puntata. Io la definisco di educazione sanitaria e di educazione alla vita, perché dobbiamo capire che nella vita il bene più prezioso è la salute. E allora la salute salvaguardiamola. Molte volte ci sono fattori esterni, ci può essere anche una dose così di fatalità, no? Che può determinare la perdita della vita o danni alla propria vita, alla propria salute. Però almeno, ecco, non diamoci, come si suol dire, la zappa sui piedi. E fumare significa veramente prendere una zappa e darcela sui piedi e farci male. E allora ringraziamo Giovanni Lippolis, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati. Ringraziamo il dottor Francesco Salamino, responsabile del servizio di pneumologia dell'ospedale di Francavilla Fontana. Ringraziamo la dottoressa Perla Suma, che è la presidente provinciale di Taranto della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Noi ci diamo appuntamento ad un'altra puntata dell'approfondimento. Lo ripetiamo, il format che è appunto prodotto da Confartigianato Taranto, ideato da Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto, e la trasmissione che va in onda su Confa TV, che è appunto il canale mediatico di Confartigianato Taranto. Dicevo, una serie di puntate a seguire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Parleremo ancora di sanità, ma anche di fisco e di previdenza. Alla prossima!